Eccoci qua, partiamo subito con delle telefonate, Sì, Antonella. ce n'è una Con chi già. siamo in linea? Buonasera. E da Pronto? dove? Pronto? Buonasera, signora. Parliamo con lei. Con chi parliamo? Buonasera, sono Patrizia, dalla provincia di Novara. Va bene. Senta, io capisco che vedendo la trasmissione stasera forse il mio problema è molto molto piccolo, ma è la prima volta che prendo la linea e da poco che seguo le vostre trasmissioni, che sono sempre repliche. Quindi buonasera, dottor Mozzi. Buonasera signora Patrizia. Senta, guardi, io veramente sono demoralizzata perché la storia della mia vita, sentendo stasera le sue parole in trasmissione, io ho commesso una serie di errori perché sono proprio, diciamo, sbagliata su tutti, scusi il linguaggio molto semplice, ho sbagliato proprio dal punto di vista dell'alimentazione, infatti ci ho rimesso le tonsille, ci ho rimesso la cistifelia, io bevevo tanto latte, ho sempre mangiato tanto glutine e adesso dalle sue parole io mi rendo conto perché mi sono arrivati questi problemi. Ma io la chiamo per questo piccolo problema stasera in quanto io sono appena stata operata di cataratta perché avendo una miopia di 8 all'occhio sinistro e 5 diottrie all'occhio destro. Io sono caduta nella rete, sono stata operata e mi hanno fatto la cataratta da praticamente il mese di dicembre. Adesso mi hanno proposto di fare anche l'altro occhio. Per forza. Qual è il suo gruppo del sangue, A signora? positivo. A positivo. I problemi della cataratta, signora, come gran parte dei problemi della vista, a parte il Sì. glaucoma, sono Sì. causati in genere dall'uso di latte, yogurt e formaggi. Ecco, guardi, io ne Quindi, signora, facevo un uso, guardi. sì, un uso come succede, come sta succedendo ed è successo dagli anni 60 in avanti. Sì, Signora, li bravissimo. faccia sparire. Se vuole veramente ottenere dei buoni risultati per la sua vista, faccia sparire il latte, anche quelli di capra e i latticini di capra e si metta a mangiare il pesce a volontà. Ecco. Perché vede, io avevo questo velo davanti agli occhi, no? Sì. E quindi mi hanno detto di che era cataratta, tutti e due gli No, ma occhi, sarà ma la io adesso, cataratta. da quando ho visto queste trasmissioni, tutte le sue repliche, poche trasmissioni, le dico perché non la conosco da molto, sa che io l'occhio, diciamo che adesso dovrei essere operato, io non ce l'ho più il velo davanti agli occhi, perché da quando ho sentito che dovevo eliminare yogurt, formaggi, e quindi adesso mi dicono di operare anche l'altro occhio. Ma lei se lo tenga, se l'occhio vede bene che non c'è più il cosiddetto velo davanti, signora, righi dritto, le ho detto, Sì. investe in merluzzo, tonno, sgombri, sardine, salmone, spada, palombo, investe in pesci, investe in legumi che costano anche poco, signora, Sì. e se la cava meglio. Ma secondo lei in futuro il fatto che io ho fatto questa cataratta, cosa può succedere? Signora, guardi, le persone che hanno avuto l'intervento alla vista, all'occhio per la cataratta, si dividano in quelle che poi correggono la loro alimentazione e allora procedono bene benissimo e in quelle invece che continuano ad andare avanti con l'alimentazione tossica e dannosa che l'ha portata ad avere quel problema, per cui tribolano, tribolano e tribolano. Ma secondo lei era meglio che mi tenevo la mia E cataratta? Ho bisognava vedere, valutare, vedere un po' di scartoffie, vedere un po' di capito, cose. ho capito. Comunque ha visto, no, i risultati, ha cambiato l'alimentazione, è sparito il velo davanti agli occhi. Sì, E mica i medici le chiedono, gli oculisti le chiedono, ma signora, come mai? Che cosa ha fatto? Che cosa è successo? È andata a Lourdes o ha smesso di mangiare il latte e i formaggi? E sì. No, lei le io... avrebbe detto, non sono andata a Lourdes, ho smesso di mangiare latte e formaggi. Ma io gliel'ho detto, ma mi ha riso in Le ha faccia. risi in faccia, signora, Certo. un'altra volta si porti dietro il marito con un mattarello. Ecco, è che così smettono di ridere, perché un medico non può permettersi di ridere. Il ridere mi ricorda quello che ho raccontato io prima dei carabinieri. Ecco, non si può permettere, un dipendente pubblico non può permettersi di deridere le persone che ha davanti, Dottore, se visto che posso sono i cittadini approfittare. italiani che li pagano e li mantengono. Senta, dottore, se posso approfittare, io ho sempre un dolore a fianco sinistro. Adesso signora no, se no monopolizziamo, poi ne parleremo. Comunque il fianco sinistro è problema di intestino infiammato.
Ah, ecco, quindi sì. La cistifellea famosa. La famosa cistifellea. Provi a leggere su quel libro dalla copertina viola, che magari riesce a capire che cos'è che non va della sua. Quindi devo stare molto attenta a quello che mangio. Auguri, signora. Auguri. Grazie, molto gentile. Pronti per un'altra? Il tempo tecnico di richiamare. Visto, in tempi rapidi sparisce il velo. E mica che vanno a ricercare, gli ridono in faccia. E poi vanno a vedere i miglioramenti microscopici con le cellule staminali. È incredibile. È incredibile, veramente, non so. Senti, per una domanda ne approfitto di questo momento di pausa. Ma di fronte a una malattia grave, come ti comporteresti per te stesso o un tuo familiare? Non affronteresti le terapie, quelle tradizionali, e useresti solo la terapia all'arma della nutrizione? Allora, l'ultimo caso veramente tremendo, già è stato tosto di quel signore con i due trapianti di rene e poi finiti in dialisi. Il caso però proprio estremo, anche lì per vedere... Ce lo dici dopo la telefonata? No, finisco adesso, sennò poi come a un certo punto certe persone hanno veramente la pellaccia dura. Una donna di gruppo zero. 3 tumori al seno, 4 tumore ai polmoni, 5 tumore al fegato, 6 tumore a livello della linfa dei linfonodi. Ha detto basta, non ne voglio più sapere né chemio, né radio, né chirurgia, niente. Mi ha contattato, le ho detto che cosa fare, perché lei aveva visto le trasmissioni e aveva capito che la sua alimentazione era improntata proprio a tossine. E quindi il suo organismo rispondeva sempre con tumori. E poi si vedrà. Comunque pellaccia dura, resistere a 6 tumori. Quelli di gruppo 0 hanno la pellaccia dura. Abbiamo... Va bene, sì, la signora adesso. Abbiamo una telefonata. Buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, buonasera. Sono Manuela da Milano. Io sto chiamando per conto del marito di una mia amica che ha 37 anni ed ha avuto una diagnosi di coxoartrosi per un bilaterale dell'anca. Sì. Ecco, questo ragazzo praticamente non cammina più ed è di gruppo AB. Sì. C'è anche un sospetto di necrosi. Praticamente quello che si vorrebbe fare è o inserire una protesi oppure fare un intervento con cellule staminali. Ha visto? Ha sentito che ho fatto l'esempio, sembra proprio venuto a fagiolo. Esatto, ecco. Guardi, infatti non mi sembrava possibile poter sentire questa trasmissione stasera. Sì. Va bene, vedi, a volte ci sono i casi della vita che proprio... Esatto, che ci aiutano. Sì, a volte la casualità è incredibile, guardi, quando meno uno se l'aspetta si trova. Gruppo AB, si mette a mangiare fagioli borlotti e tonno, piselli e uova e un bel po' delle verdure adatte, adeguate a quello. Certo, ci vuole la sua buona volontà, perché se non tira fuori la sua buona volontà, sicuramente se c'è una necrosi, gruppo A, gruppo 0, gruppo AB, non c'è necrosi a livello osseo senza lo zampino del latte, dello yogurt o dei formaggi. Ecco. Borlotti e tonno. Piselli. E anche carne rossa, consuma piselli. Tanta carne rossa lui. Mangia la carne rossa, gli danneggia sicuramente lo stomaco, è difficile che gli faccia venire la necrosi, sarebbe più facile che gli farà venire problemi alla circolazione venosa delle gambe, ma per arrivare alla necrosi ci vuole o il latte o lo yogurt o i formaggi. La carne rossa, uno di gruppo AB, la deve vedere col binocolo. Ecco, anche i pomodori, vero dottore, sono dannosi? No, uno di gruppo AB se la cava con i pomodori. Certo, adesso non è la stagione dei pomodori. I pomodori è meglio mangiarli da inizio luglio o metà luglio, qua al nord, quando la gente fa un giro, va a vedere gli orti dei villaggi, dei paesi, ma anche nell'internat di Milano ci sono degli orti, quando vedi i pomodori che cominciano a essere rossi, è arrivato il momento di mangiare i pomodori. Sì, perché sennò con questa storia che abbiamo le verdure pronte tutti i momenti dell'anno, uno non sa più neanche qual è la stagione giusta. Ma gruppo AB, una cosa che lo può danneggiare, prima di tutti, in primis, per la necrosi, latte, yogurt e formaggio. La carne rossa proprio, ma lo danneggia sicuramente in altro modo, che gli alza la pressione o che gli crea problemi circolatori. Infatti ha problemi di pressione molto alta e ha anche dei difetti di tiroide.
Beh, difetti di tiroide perché sarà appassionata alle paste asciutte. Ecco. Però 37 anni, maschio, sì. E se non ci mette la sua buona volontà non ci si salta fuori. Capisco che le donne abbiano buona volontà nel vedere i mariti e i compagni a posto, ma a volte la voglia dei mariti e dei maschi non è tanto valida. Certo, devono mettere l'impegno anche loro. E poi comunque anche c'è un problema di sovrappeso perché è 1,90 per 150 kg, quindi... Oh mamma mia. E dove pensa di andare? Anche se si fa operare, se si fa mettere una protesi, il problema nel giro di 2 anni ce l'ha dall'altra parte. Certo. Ma certo. Fa molto prima e certo lì c'è da abbassare il peso, abbassare la pressione, anche perché 150 kg su delle gambe, su delle anche, su delle ginocchia, su dei femori si sentono, anche se non è sicuramente il peso che porta la necrosi, no. Non è, se no è lottatore. Comunque adesso stanno facendo gli ultimi accertamenti, poi magari prima dell'intervento la contatteremo e veniamo da lei. 37 anni, è adulto e vaccinato, che sia l'interessato, perché poi le abitudini alimentari le deve cambiare l'interessato. Certo, voi dategli delle belle, fategli delle belle ramanzine. Anche perché se quello lì finisce in un letto, ci vogliono, cosa ci vuole? Ci vogliono gli argani per sistemarlo, o la gente che impari a capire che poi la sua vita condiziona molto anche quella di chi gli sta attorno. Certo. Questo è un grande senso di civiltà e di responsabilità, grande senso civico. Certo, infatti la mia amica è disperata perché proprio per questo motivo se si blocca lui, lei non sa come fare per tirarlo su. 150 kg, sì. Va bene. Grazie signora. Va bene, vi ringrazio tantissimo. Grazie sempre. Grazie per davvero, i vostri... grazie. Registri questa puntata e gliela faccia vedere. Anche la ramanzina. Ali. Va bene. Diamo spazio alle prossime telefonate appena... Un paio o tre, non di più. Due o tre ci stanno, dai. Vediamo un po'. Quindi... Visto che dobbiamo 37. Impiegare Hai questo visto? Tempo, mi rispondi. E poi magari uno dice, non mi è andata a posto, mi hanno fatto male l'impianto della protesi. Ma che? L'impianto della protesi magari lo fanno alla perfezione. È che ti devono dire che cosa devi fare per perdere peso e per non riavere più la necrosi. Sì, va bene. Se tu avessi una malattia grave, ma veramente grave, un po' come quelle che abbiamo citato questa sera, o un tumore, molto diffuso, tu non faresti le cure tradizionali, faresti solo come cura quella alimentare? Prima di tutto cercherei di capire il perché è successo quello. Se non si capisce il perché, non ci siamo. Ne parlavo l'altro giorno con un... sono venuti da me un insegnante e suo marito ingegnere. La donna aveva dei problemi, il marito ingegnere che ce l'aveva anche lui. L'ingegnere, la mentalità dell'ingegnere è quella che un ingegnere, un tecnico, è analitico. Prima di intervenire cerca di capire il perché un muro ha ceduto. Non va lì e ce ne costruisce sopra un altro, altrimenti anche l'altro crolla. È questa la differenza tra chi ha veramente un atteggiamento scientifico e chi ha invece un atteggiamento affaristico, speculativo, fare soldi. E com'è che si può fare soldi più sicuramente che sulla salute? Che in quei momenti la gente è disponibile a buttare via tutto quello che ha messo da parte, tutto. Terza telefonata, dottor Mucci. Poi ci riprovo a riportarla in un altro modo. Buonasera, è dura, eh? Buonasera. Capire la causa. Buonasera. Signora, come si chiama e dove chiama? Sono la signora Dora. E io, guardi, ho avuto le due protesi al ginocchio. Poi ho fatto un intervento per l'obesità e vorrei sapere, ho perso 60 kg. E vorrei sapere qualcosa perché io, il dottore... Sono andata a Pian Gentila a vedere il suo... A vedere, a cercare di far due chiacchiere. Sì, perché parlare non si poteva. Dove abita lei, signora? Io abito a Como. A Como. Allora, guardi, la prossima domenica sono lì. Lei ha un bastone?
No. Bastone niente. Cammina senza bastone. Sì. Dica, alzi la mano. Dica, sono la signora che ha telefonato l'altra sera. E senza, sì. e ne parliamo, non le dico ne parliamo per delle ore, ma le do la disponibilità e anche se viene quando ci sono altre persone davanti, mi apparto e ne parliamo. Avrà insomma un canale privilegiato. Facciamo un trattamento di riguardo. Qual è il suo gruppo del sangue? Ma questo non lo so, perché non me lo ricordo. Allora, signora, no, questa cosa qua è troppo importante. Sì, che lei cerchi di fare, e oramai non facciamo più a tempo. Ma forse guardando tra le carte lo trovo. E provi a vedere, perché se ha avuto appunto degli interventi, provi a vedere se c'è. Chieda al suo medico. E la sua colazione qual è, signora? La colazione faccio una tazzina di latte con due fette biscottate. Ha visto come fa bene il latte per le ossa? Fa bene, no? Che lei ha avuto, bisogno delle protesi. Io credo che è stata per l'obesità che io ho fatto le protesi. No, signora. Non lo so. Anche l'obesità può essere determinata non solo dalle farine, ma anche dal latte. Perché il latte e i derivati del latte hanno anche questo, tra le altre cose possibili, hanno anche l'effetto di fare aumentare i tessuti. Lo si vede molto sui bambini. Sì. Mi scusi, io volevo sapere una cosa, perché ho sentito parlare Smetta mandorle. Il latte però, signora, smetta quella colazione lì. Sì, le mandorle per lo stomaco. Sì. E devi mangiare al digiuno la mattina o durante la giornata? Ma dipende, uno le può usare anche come colazione, o uno se vuole le può usare anche come spuntino, o uno come ho fatto l'esempio di quella signora col polmone trapiantato, che mangiando 4-5 mandorle, quella era di gruppo 0, la sua mucosa dello stomaco ha sicuramente sistemato tutti i problemi che aveva e i suoi polmoni funzionavano bene, e se funzionano bene i polmoni di conseguenza funzionano bene anche le gambe, e quella signora era riuscita a fare un tratto di strada che non aveva mai fatto dopo che le erano stati messi i polmoni nuovi. Va bene, io provo con le mandorle la mattina. No, lei provi a fare una cosa, signora, andare a farsi il suo gruppo sanguigno, oppure guardare, a scartabellare nelle sue carte che ha, che riguardano l'intervento che ha avuto, per vedere se riesce a trovare il gruppo del sangue. Va bene, la ringrazio. Grazie. La saluto, signora. Tutto al più provi a passare al latte di soia. Sicuramente il latte di soia non fa venire necrosi alle ossa, insomma. No, può creare qualche problemino, però, ma in genere, tipo, alle persone di gruppo A in genere è ben tollerato, insomma, non è, ogni tanto c'è qualcuno che non lo tollera, magari per me troppo magari può portare a delle intolleranze. I nostri nuovi telespettatori, quelli che ci seguono da poco, quindi non da anni e anni, come in realtà questa trasmissione è datata numerosi anni ormai, devo dire, non hanno ancora capito il meccanismo del dottor Mozzi, che consiste nel togliere più che sostituire o aggiungere. Quindi non è che dovete mangiare le mandorle perché vi fanno bene. Le mangiate, ma prima avete tolto qualche altra cosa, ok? Soprattutto prima dovete togliere i latticini e quasi sempre anche tutte le farine e cereali con il glutine. Sì. E spesso anche gli altri cereali come il riso e il miglio. E beh, una persona in sovrappeso i cereali li deve dimenticare, certo. tutti. Non fosse altro anche tutti. Proprio perché fanno ingrassare, perché hanno l'indice glicemico elevato, quindi possono portare a diabete. C'è già in onda qualcuno? Abbiamo un'altra telefonata, da dove e con chi parliamo? Pronto? No. È saltata la telefonata. Forse si è stancato di aspettare. Allora, no. Sapete com'è il nostro sistema? Noi vi richiamiamo, voi chiamate all'inizio magari e poi noi facciamo qualche numero, selezioniamo, esatto. A seconda un po' degli argomenti.
Però già tutte e due persone, tutte e due obese, veramente questo problema dell'obesità è veramente... Sta dilagando, se non, sì. La signora ha parlato di un intervento, effettivamente in Medicina Amica abbiamo affrontato più volte la possibilità di fare questi interventi che sono o sulla riduzione dello stomaco, sì, o quello più semplice, l'immissione di un palloncino. Sì. Però abbiamo visto anche strada facendo che, a parte quello più drastico, sì, che devia proprio e sì, taglia un pezzo di intestino e quindi crea un malassorbimento, sì, le persone si adattano, sai, anche con il palloncino nello stomaco, quindi la difficoltà a mangiare troppo, sostituiscono alimenti del passato con alimenti sempre molto calorici, magari liquidi, sì, magari mangiano il gelato o addirittura durano tre latte anni. Condensato. Dopo tre anni ritornano i problemi. Sì, non se fai l'interventone, quello sì, che è definitivo, però è un malassorbimento, quindi è, diciamo così, un'ultima spiaggia, ecco. C'è adesso abbiamo una telefonata? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, buonasera. Buonasera, mi chiamo Lori e chiamo dalla provincia di Milano. Sì. Dica pure. Dica. Sì, buonasera. Volevo chiedere una cosa in merito. Io sono affetta da una malattia rara, una degenerazione maculare, da quando avevo circa 10 anni, ora ne ho 44. Sono di gruppo A e poi purtroppo mi sono ammalata anche di cancro una decina di anni fa, un adenocarcinoma ovarico. Volevo sapere, seguo il dottor Mossi oramai da qualche anno e volevo sapere qualcosa in più in merito alla terapia, alle cellule staminali, perché probabilmente è una delle possibili soluzioni per la degenerazione maculare. Volevo sapere che cosa ne pensava. La degenerazione maculare dov'è che è interessata, a destra o a sinistra? Tutte e due, entrambi gli occhi. Vedo pochissimo oramai. Allora, e il tumore al seno, all'ovaio, quando è che c'è stato? Una decina di anni fa. Quindi avevo 30, diciamo che sì, una cosa grossa è successa quando avevo circa 10 anni. Lei è stata una buona consumatrice di latte derivati del latte, no? Sì. Proprio buono. Non sapendolo, sì. No, ma guardi, donne, se non vi arrabbiate con gli oncologi, che vada qualcuno, il signore dei tumori, a dire, non solo a prendersela con la carne e col fumo, ma che vada a dire ai telegiornali unificati di tutte le emittenti pubbliche e private, donne, se mangiate latte, yogurt e formaggi, vi beccate un tumore all'utero, all'ovaio, al seno. Se voi donne non vi arrabbiate, ci sarà sempre più un'epidemia. Faccia sparire ogni tipo di latte animale. Tutti. Oramai sì, oramai saranno tutti, almeno due anni che non ne mangio più. Ma anche quelli di capra, faccia sparire anche i formaggi di capra, faccia sparire tutto quanto. Anche la ricotta. Tutto ciò che ha a che fare con latte e derivati del latte di mucca, capra e pecora. Basta. Incluso ricotta e mozzarella? Incluso tutto, faccia sparire tutto. Perfetto. Tutto. Se vuole avere una speranza, non la riponga nelle cellule staminali, che come le hanno creato i problemi determinati alimenti al suo occhio primitivo, le lo creano anche alle cellule staminali trapiantate. Quindi si affidi, donne di gruppo A, sì, molto meglio affidarsi alla soia, molto meglio affidarsi ai legumi, molto meglio affidarsi al pesce, molto meglio affidarsi alle verdure. E magari i problemi alla macula possono migliorare. Non dico a risolversi, ma possono migliorare. Non sarebbe la prima persona che vede sparire completamente al 100% i danni, ecco, all'occhio. Quindi buona volontà. Si dimentichi ricotte, si dimentichi mozzarella, si dimentichi le pizze con sopra i formaggi. E quindi dice che oramai comunque alla mia età le cellule staminali non potrebbero fare più nulla? Alla sua età possono fare qualcosa, ma come sono arrivati i problemi possono ritornare tranquillamente anche col trapianto di cellule staminali. Ma siccome non costa nulla fare una prova, sei mesi. No, tanto. Guardi, io oramai la seguo da 2 anni. No, no, ma da cancellare ogni tipo di latte derivato del latte. Tutto. Va bene. Di qualsiasi animale, eh? Di qualsiasi animale.
anche i formaggi di capra che passano per essere abbastanza validi, così li faccia sparire. Detto questo, signora, lei dove però... abita a Milano, signora? Io abito a Cornaredo, in provincia di Milano. Cornaredo. E allora casomai mi viene a raccontare le sue avventure, mi viene a dire, mi tiene informato. Tanto i problemi alla macula, signora, sono un qualcosa di valutabile in modo oggettivo. Ecco, non è una patologia che si campa su come una depressione o come un mal di testa. Ecco, ci sono degli esami che attestano com'è la situazione. Ok. Ma lei è ipovedente, signora? Sì, quindi. Esatto, sono ipovedente. Però il dottore non gli ha detto di non fare la cura con le staminali, se gliel'hanno proposta. Se lei si attiene a una dieta scrupolosa, magari avrà dei risultati eccellenti. No, no, era semplicemente una curiosità perché la trasmissione era già iniziata, quindi ho perso un pezzetto e non sapevo esattamente cosa fosse stato detto all'inizio. Glielo può ripetere? È la storia del miracolo, chi si attende quello, i miracoli. Quello che le ho detto, signora, quello che le ho detto adesso, che lei può utilizzare le cellule staminali, però come sono arrivati i problemi all'occhio, possono di nuovo ritornare anche se lei inserisce delle cellule staminali. Se non si rimuove la causa, i problemi si perpetuano. Ok. Tanti auguri. Grazie. Ci faccia sapere, casomai. Ma è molto più facile vedere gli effetti, i miglioramenti della vista. Sa come i miglioramenti dell'udito? Ci sono benissimo dei miglioramenti, le persone lo vedono. Sull'udito è ancora più facile che non con la vista. Giusto. Ok, va bene, grazie davvero per i consigli. Allora, coi telespettatori dobbiamo concludere le telefonate, abbiamo fatto piuttosto tardi, tu ci fai riepilogo. Però, esatto, eh? Mi ha chiamato il signore che le ha portato il quadro e mi ha detto che la signora, la pittrice, non è di Crema ma è di Treviglio, teneva di Treviglio, a specificare. Che sbadato, sì, mi correggo. Gliel'ho promesso. È veramente quindi... brava, veramente. Sì. E poi tanti casi di protesi anche a persone molto giovani, purtroppo. Sai, Carlotta, che questo corrisponde cioè a un dato che abbiamo letto proprio statistico, cioè si è abbassata moltissimo l'età anche al di sotto dei 50 anni proprio. Esattamente. Forse perché è più facile fare l'intervento, le protesi durano più a lungo, o forse, mi viene il sospetto, lo vedo poi scritto sulla faccia... del dottor Piero Mozio, forse perché cominciamo a commettere degli errori alimentari già in tenera età e poi nasciamo già minati nel sistema immunitario perché siamo meno forti dei nostri genitori. Giusto? Tanto i nodi verranno al pettine. Se non si dirà alle persone dove sta la causa delle malattie, per fortuna queste sono cose anche marginali, secondarie, anche se hanno dei costi, come abbiamo visto, spaventosi. No, poi in termini di dolore per le persone sono veramente impegnativi. L'umanità ci lascerà la salute e soprattutto gli stati, i governi, le nazioni si troveranno in braghe di tela. Perché poi quando i popoli sono malati non riescono più a fare niente. Non solo si trovano le tasche vuote, non riescono più a fare niente. Va bene, possiamo concludere? Va bene. Allora, le prossime puntate, come abbiamo annunciato, saranno puntatone. Sul latticino. Storiche addirittura. Ma guarda, possiamo fare così, dai. Una puntata la facciamo solo di telefonate. Va bene? Cioè, si può non fare? Facciamo più le puntate sul latte? No, no, le facciamo. Ah. No, su quelle le facciamo e come. Però visto che ci sono, accontentiamo con la richiesta. Accontentiamo, visto che le persone alla fine o si spiegano le cose o si prendono le telefonate. Va bene. Allora possiamo darci un appuntamento da dire, bene, questa puntata è dedicata a 360 gradi, tutti quanti che hanno delle cose, tutti quelli che riescano a prendere la linea, anche perché poi lì si creeranno un sacco di scontenti, perché poi si riuscirà a rispondere a 20, 30, 40 persone e poi però tutti gli altri rimarranno. Però insomma non si sa. Va bene, allora in programma c'è attesa, c'è gente che voleva prenotarsi già
oggi? Io ho ricevuto una telefonata in redazione. Nasce qui un'idea. Sì. Abbiamo un cinema vicino agli nostri studi televisivi. Ma perché non sfruttarlo? Venite qui tutti da noi e lo vedete e lo toccate, ma soprattutto quando, gli ponete direttamente. Quando ci sono le conferenze. Affitteremo il cinema, dai. Quando... Io ho visto le nostre vecchie puntate con il pubblico qui in sala. Sì, beh, mi sono ripiaciute. Devo dire la verità, sì. Mi manca la gente qui. No, ma va bene, si può fare. So basta che le persone vengano. Perché ho fatto rompere la tribuna. Va benissimo, che le persone vengano e che facciano delle domande valide. Va e, bene, ci ripenseremo. Così. D'accordo, no, grazie. Su quello, io mi trovo benissimo, infatti i momenti in cui mi trovo meglio è quando c'è il contatto diretto col pubblico, l'ultima conferenza, quella di Crema, con uno sproposito di persone, e fino quasi all'una di notte a dare risposta alla gente. E, sì e no, un quarto d'ora, 20 minuti di presentazione degli argomenti e poi le persone si sono scatenate. Lo faremo anche poi... noi. Intanto grazie davvero per l'interesse, per la pazienza con cui ci seguite, l'affetto, ce lo dimostrate in mille modi, e grazie anche a quelli che si prendono la briga di guardarci da molto lontano dal computer e quindi che ci hanno seguito in streaming. Grazie davvero. Arrivederci tra un mese. Sì, arrivederci. Il secondo venerdì di ogni nuovo mese. E tante cose belle, buon anno a tutti quanti e niente, è cominciato... Un nuovo anno che passerà velocemente anche questo come gli altri. A dieta, mi raccomando. Sì.